Quattro illustri economisti, Alessandro Carretta, Piero Cipollone, Marcello De Cecco e Dominique Salvatore, hanno discusso oggi a Pescara, in una tavola rotonda promossa dal Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Pescara, se siamo fuori dalla crisi. Tra i partecipanti è intervenuto il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, che ha posto l'attenzione della platea, costituita da studenti di economia dell'Università d'Annunzio, sulla necessità di costruire un processo di crescita dell'intero Abruzzo che dovrà avere ripercussioni positive e durature nel tempo. Poiché un quarto del nostro PIL deriva dal mondo e dalla dimensione internazionale, circa 6,5 miliardi di euro, dobbiamo fare sempre di più, sia assumendo le buone pratiche che ci sono nel mondo, per esempio nelle autorizzazioni alle imprese, ma dobbiamo assumere dal mondo anche una spinta a potenziare la capacità formativa, scolastica e universitaria a favore delle giovani generazioni, e dobbiamo reimparare a determinare più produttività rispetto, per esempio, ad ogni ora di lavoro. E poi ancora dobbiamo rivedere la capacità di funzionamento delle nostre istituzioni e dobbiamo porre il tema della sanezza dei prodotti finanziari, bancari a favore del mercato. Su questo oggi Dominique Salvatore è stato implacabilmente formativo e anche educativo. Io spero entro i primi 100 giorni di dotarci di una procedura di particolare accelerazione straordinaria a favore delle imprese che producono investimenti, ricchezza e lavoro, in maniera tale che ogni progetto di vita e di nuova vita delle imprese venga incoraggiato e autorizzato con una velocità irripetibile. Dobbiamo essere più veloci e bravi della Turchia e della Baviera nel dire di sì alle imprese. Su questo è cominciato un cammino impegnativo di ripensamento dentro la struttura regionale per arrivare a queste procedure straordinarie e accelerate.